Buongiorno, la luce fa cagare come al solito. Sono qui con un video sulle candle. Era un po' che non ne facevo, cioè un po' per i miei standard. Ora ho accumulato una discreta dose di materiale e giriamo un paio di video, anche tre. Il primo video che vi giro è un video di acquisti che ho fatto più o meno 3 settimane fa su un sito inglese che voi, se avete visto qualche mio video passato, io ci ho comprato diverse volte. Sono gli stessi, però ora hanno aperto un sito parallelo, cioè il sito è yankeeco.uk. Questo sito sono sempre loro, però hanno altre marche anche, e si chiama Candle Direct. Io avevo fatto un acquisto tempo addietro sull'altro sito, cioè yankeeco.uk, e mi avevano dato uno sconto del 10%. Potete utilizzarlo tutti questo sconto, perché è un codice da inserire. L'importante è che sia il vostro primo acquisto su questo sito. Lo sconto è del 10%, io vi metto sotto, si chiama welcome 10, cioè dovete inserire nell'apposito bus. Dunque, ho voluto fare un ordine su questo sito per due motivi. Perché volevo prendere un bruciatore che desideravo da diverso tempo, e siccome che non è una collezione nuova, neanche vecchissima, ma una collezione circa di un paio di anni fa, volevo prenderlo prima che sparisse, perché comunque di questa linea mi piace tutto. Io di questa linea ho anche il paralume col piattino. Allora, il bruciatore in questione è questo qui. Si mette qui la tart, qui sotto il T-Light. Già qua non so cosa ci sia, però con i cuoricini a me piaceva tantissimo e l'ho voluto prendere, approfittando appunto dello sconto 10. Questo sito tiene anche un altro marchio di candele. Voi avete visto qualche video o il passato, che sono le Village Candle. Allora, le Village Candle a me piacciono tantissimo. Io ho delle giare piccole di questa marca, le giare piccole di questa marca sono molto più grandi di quelle della Yankee, costano un pochino di più perché costano sui 15 euro circa, però sono molto più grandi e si sentono tantissimo, a differenza di quelle Yankee che purtroppo a mio avviso vanno bene soltanto da collezione, perché non si sentono nulla, perlomeno per il mio naso. Quella che ho provato io non si sentiva nulla. Ho preso qualche votivo perché comunque, vi ripeto, a me è un marchio che piace molto. Coi votivi io ero rimasta molto contenta l'ultima volta, bruciandoli nella maniera classica, cioè nel portavotivo, senza bruciarli nelle brucessenze, e avevano delle profumazioni che ancora qua in Italia i rivenditori ancora non avevano, natalizie autunnali. Io non le ho prese tutte le natalizie autunnali, ma ho preso quelle che mi ispiravano di più dalle descrizioni e dalle etichette, perché altro non potevo fare. Allora, la prima che vi faccio vedere è la Ice Castle, che vedete che è già stata violentata. Io spero voi riusciate a vedere qualcosa. Comunque ha questa bellissima etichetta con un castello di ghiaccio, ovviamente. Allora, questa per me era quella forse da cui mi aspettavo di più, cioè nel senso, dalla descrizione parlava di fresco e profumo di pulito. Da spenta, annusata così, è molto 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 somigliante alla Winter Glow della Yankee Candle, che a me piace molto, ma aveva un tocco di profumo di pulito in più, che voi sapete che a me piace moltissimo. Purtroppo però da accesa, io l'ho accesa nel modo classico, non si sentiva quasi nulla. Molto molto delicata, quindi io poi l'ho spenta e poi l'ho usata nel bruciassenze, cioè l'ho bruciata dentro a un coso di questi, insomma. Purtroppo anche qui si sentiva molto meglio, ma è molto molto leggera, quindi purtroppo devo dire che sono rimasta un po' delusa, pur essendo una profumazione buonissima. Poi, per restare in tema neve, Sleigh, come si pronuncia, non so, Ride. Qui anche qui una bellissima etichetta invernale, questa è buonissima, questa è molto diversa, anche questa è molto fresca, però ci sento quasi una nota vanigliata. Ora, io vi dico che le Village Candle, come tanti altri tipi di marchi di candela, da spenti, da votivi non si riesce a percepire molto bene l'odore, a meno che non siano di quelle fortissime, quindi le descrizioni io non le ho, cioè le ho lette quando le ho comprate, ma non me le ricordo più. Questa sì, anche questa un tocco di freschezza molto diversa dalla Ice Castle, però qua io ci sento una nota dolce quasi. Sì, molto buona. Vedremo.
Poi, siccome tutti me ne parlavano benissimo, io ho provato la stessa candela, diciamo, con lo stesso nome, della Yankee Candle, e non mi è piaciuta per niente, ho preso la Cherry Blossom della Village e effettivamente, perlomeno da spenta, l'odore è molto differente. È una sorta di profumo di... si sentono i fiori di ciliegio, si sentono, però c'ha, cioè si sente un tocco di freschezza e è come un profumo femminile, un po' cipriato. È molto buona questa, la accenderò e poi vedrò. Poi Peppermint Stick mi è pure caduta, vedete, è incidentata. Questa è buonissima, qui si sente molto la menta, però si sente anche molto lo zucchero, perché comunque dovrebbe, diciamo, la profumazione rappresentare questi bastoncini che si succhiano, succhiano. Questi bastoncini da mangiare, facciamo prima, che sono comunque fatti di zucchero e menta. L'unica cosa che mi sembra un po' leggerina anche questa, vedrò. Poi un'altra che ho preso, sempre Winter Wonderland della Village, se ce la posso fare, mette a fuoco solo me. Bellissima label, perché è stupenda, c'è una sorta di tramonto rosa su questa distesa di ghiaccio, di pini innevati, molto bella. Anche questa mi sembra molto delicata, questa ci sente una nota di profumo di pino, quindi quasi balsamica, e mischiata a un profumo agrumato, mi sembra. Comunque anche questa sembra molto buona, purtroppo sembrano molto delicate queste bianche natalizie. L'ultima che ho preso, e poi non vi tedio più, è questa. Vabbè, probabilmente non ho detto di tutte, ma era una di quelle di cui mi aspettavo di più, è la Cozy Cashmere, etichetta bellissima, con queste coperte che danno proprio la sensazione di casa, di calore. In effetti è buonissima da spenta, molto molto intensa, tant'è che a tenerla vicino alle altre un pochino le contaminava. Questa ha un odore di vaniglia, mi sembra di sentire un tocco agrumato anche qui, però in modo molto molto delicato e molto molto buono. Proprio il profumo che ci sento io è un profumo caldo, avvolgente, è molto buona, molto molto vanigliata, però insomma diciamo che non è sul filone dolce, ma è sul filone, cioè è dolce, ma su quel filone avvolgente. È una di quelle della collezione di autunno, quindi sì, è una fragranza abbastanza azzeccata per il periodo, quelle che danno quella sensazione di avvolgenza, di calore, tipiche dell'autunno, insomma. Sì, questa qui è molto molto buona, mi riservo insomma di fare la prova da accesa. E niente, il mio acquisto era tutto qui, ve lo volevo dire soprattutto. Volevo fare questo video per segnalarvi appunto questo sito, di cui io sotto vi metto il link, vi metto anche lo sconto, che appunto vale per tutti, non è soltanto per chi aveva già acquistato dall'altro sito, quindi l'importante è che sia il primo acquisto. Vi ricordo, prima di salutarvi, di iscrivervi al nostro gruppo Y Candle Mania Italy, sotto vi metto il link. Io vi ringrazio sempre, se vi va condividete questo video. Grazie mille, perché siete sempre 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 di più, io vi adoro tutti dal primo all'ultimo. Vi saluto e vi mando un enormissimo bacione.